Ciao a tutti da Sergio di Orbolandia. Oggi andiamo a farvi calendario venerdì 16 ottobre. Tocca due volte per aprire. Va bene, oggi andiamo a farvi vedere un'applicazione che ci permette di farci descrivere, che ci descrive, diciamo, più che ci permette, ci descrive l'ambiente che abbiamo intorno, ma non solo, ci può descrivere gli oggetti che abbiamo davanti a noi, le persone, come sono vestite, se hanno gli occhiali, eccetera, eccetera. Sia scattando una foto, sia possiamo anche andare a recuperare un'immagine, una foto nel nostro album e farcela descrivere. È una specie di TapTapSee gratuito, mentre TapTapSee qualche euro all'anno bisogna spenderlo. Questo qui, questa applicazione che si chiama CamFind è completamente gratuita. Anche lui, come TapTapSee, legge le immagini, scatta foto, legge descrive le foto che ha appena scattato e le riesce a leggere i QR code, quasi come, non proprio al 100% come può fare l'altra applicazione, però diciamo si avvicina abbastanza. Chi non li adopera può, facciamo prima. Allora andiamo, pagina 1 di 8, andiamo a cercare la nostra pagina. Io ce l'ho sulla pagina 8. Pagina 8 di 8. 8 di 8, ok? CamFind, eccolo qui. Tocca due volte per aprire. Apriamo, tap, due volte. CamFind. Adesso si sta aprendo. Dovrebbe aprirsi con la telecamera. Pulsante. Ad opera, ovviamente, quando scaricate questa applicazione vi chiede di usare il microfono, di usare la telecamera e l'album di foto, perché può, adesso facciamo una prova, può anche descriverci delle immagini che abbiamo già, che ci hanno inviato, che abbiamo già scattato in precedenza. Ok, abbiamo in alto a sinistra, partiamo con il menu, spostiamoci, sentiamo menu pulsante. Ok, il pulsante successivo praticamente serve ad aprire il nostro album e farci descrivere le immagini che abbiamo già nel nostro album dentro il nostro smartphone. Andiamo avanti. Take Picture sarebbe un pulsantone che c'è in centro, in basso, verso il basso, in centro, che serve proprio a fare scattare la foto per descriverci. Adesso continuiamo a vedere i pulsanti che ci sono. Vediamo. Pannello, 1 di 5. Streaming, sentite? Stream. 1 di 5. Questo qui serve, noi serve a poco se vogliamo inviare streaming un video che stiamo facendo noi su YouTube e cose di questo genere, non è proprio il caso per noi. Comunque favorites, pannello, cose diciamo i nostri favoriti. Ok, poi è stato selezionato. Capture, pannello, è stato 5. Selezionato, sentite, è stato selezionato. Capture il pannello sarebbe per catturare l'immagine e farsela descrivere. Il pulsante successivo, perché sotto abbiamo 5 pulsanti. Allora abbiamo detto history, la storia delle immagini che abbiamo precedentemente, che ci siamo fatti descrivere precedentemente. Poi abbiamo settings. Ok, allora io direi partiamo proprio dal setting. Abbiamo le due tab. È stato selezionato. Settings, pannello, 5 di 5. Ok, e qui ci chiede cosa... Flash. La prima... Camera. Ecco, camera setting ovviamente, no? E allora, flicchiamo sempre verso destra per scendere e sentiamo cosa ci chiede. Flash,
il flash. Lo vogliamo automatico, acceso sempre o spento. È stato selezionato auto. Noi abbiamo selezionato auto, conviene, così se lo cerca lui, se no c'è la possibilità on, off. Ecco, barcode scan. Scannerizza i barcode, i famosi codici a barre, i famosi non solo QR ma anche codici a barre che ci sono sui prodotti, ci restituisce. Andiamo. On. Ok. Voce. Perché volendo lui ci descrive questi barcode QR, ce li può descrivere con una sua voce, ma visto che usiamo già il nostro voice over possiamo anche farne a meno. Comunque adesso per farvela sentire la lasciamo attiva. Alert voice. È stato selezionato. On. L'abbiamo, l'abbiamo lasciata attiva. Alert voice speed. La velocità della voce che possiamo 35%, 25%. Possiamo aumentarla, diminuirla con italiano. Linguaggio italiano. Ok? Show in public feed. È stato selezionato. Voilà. Pulsante 2 okay. Di 2. Adesso torniamo invece. È stato selezionato. Settings. Setting. Pannella. Chiudiamo. 5 story. Andiamo pannella. Su history. Anzi no, andiamo subito a scansionare una foto. Quindi cerchiamo il secondo, il terzo, quello centrale. E si apre la telecamera per andare a scansionare. Allora, noi possiamo scansionare sia delle immagini, io adesso qui ho delle immagini, vediamo se riusciamo a farle vedere. Ho delle immagini che spero, vediamo, mi appoggio per capire dove sono, dove le ho messe, sono qua, ok, vediamo. Vediamo che immagini, se riconosce che è una foto, se invece riconosce l'oggetto della foto. Proviamo, ok, io spero di averla centrata, proviamo così. Adesso lui sta cercando, io a dire la verità ho fotografato una foto, però era così. Vediamo se lui si accorge anche che è una foto o se mi indica il soggetto che c'è nella foto. Mi sa che si è un po' cliccato, no, sta cercando blu pantaloni delle donne. Ecco, lui ci restituisce questo blu pantaloni delle donne e lui dovrebbe riconoscere anche il QR. Andiamo a vedere se è vero. Donna seduta sulla panchina, Torino, viale di Corso Agnelli con donna, mia moglie, seduta sulla panchina. Ho un mouse del computer, proviamo a scattare una foto. E lui dovrebbe riconoscerlo. Oscurato. Sta cercando di identificarlo. Se c'è il marchio dovrebbe anche riuscire a leggere. La marca, vediamo. Logitech in bianco e nero del mouse concavo. Logitech in bianco e nero del mouse concavo. Avete sentito la doppia voce? Perché la prima voce era quella che abbiamo impostato, che ci dice proprio il programma. La seconda voce è quella del voiceover. Mettiamoci qui e vediamo cosa ci legge in questo QR. No, questo barcode. Barilla spaghettini. N. Interrogativo 3. Abbiamo tutte le foto. Photos. Ecco qua. Volevo proprio cercare questa. Immagine. Volevo cercare questa foto, attenzione. Attenzione adesso a questa foto che andiamo a scansionare, perché è già stata scansionata con TapTapSee. Così possiamo avere un confronto, un riscontro su cosa la differenza. Allora, apriamolo. Gatto soviano merone su verde divanetto imbottito. Foto, portrait, 10 ottobre, 21.
Gatto Saviano sul divanetto, apriamola e facciamoci scansionare. Ascoltiamo bene però cosa dice. Foto, gatto Saviano Merlone su verde divanetto imbottito. Foto, portrait, 10 ottobre, 21, okay. 24. Adesso vediamo immagini. Cosa ci restituisce CamFind. Gatto Saviano Merlone su verde divanetto. Vediamo che la elabora. Credo che stia cercando. Sì, sta cercando. Sta cercando di identificare. Vediamo cosa ci restituisce. Arancione, bianco, gatto. In pratica ci restituisce la stessa foto. Avete sentito la differenza? Arancione, bianco, gatto. Arancione, bianco, gatto. Proviamo a farci descrivere questa, quest'altra foto. Gatto Saviano arancione vicino stufa a gas nero. Foto landscape 13 ottobre 22:54. Immagine. Oh, apriamola. Gatto Saviano vicino a stufa sarebbe il fuoco della cucina, via. Vediamo cosa ci restituisce. Così abbiamo fatto anche un piccolo, piccolissimo confronto. Grigio Tabby Cat. Grigio Tabby Cat. Grigio Tabby Cat. Mi spiego? È proprio completamente diverso. Questa, essendo, insomma, già una delle acque conosciute, vediamo. Take di cotture. Oscurato. Vediamo se ce la restituisce giusta. Vediamo, allora sta cercando, sì, identificazione. Flavia acqua potabile. Flavia acqua potabile. Ah, ecco, vedete, questa qui l'ha riconosciuta. Per oggi abbiamo finito, vi abbiamo fatto vedere CamFind, questa applicazione che ci legge ciò che ci circonda e gli oggetti che ci circondano. Legge anche i barcode e i QR code. Ed è completamente gratuita. Ha qualche piccolo limite, però è gratuita. Chi vuole spendere qualcosetta, le soluzioni tipo TapTap sì, ci sono. Ciao a tutti da Sergio di Erbolandia, alla prossima app accessibile ai non vedenti. Ciao ciao. Chiudiamo. Switch le applicazioni. Chiudi CamFind. Chiudo CamFind. Calendario 16:39 centro di controllo uso AirPlay Sergio HP e duplicazione pulsante per attivare o disattivare disattiviamo. Ciao, alla prossima.